Mi chiamo Stefano Pruni. Da diversi anni mi occupo dell'archivio parrocchiale, avvalendomi della collaborazione di volontari del nostro paese. Abbiamo sempre creduto nell'importanza dei documenti che permettono di ricostruire la storia locale. Con grande gioia aderiamo all'iniziativa Quante storie nella storia 2020, promossa dall'IBC, Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna. Il bicentenario della parrocchia di San Lorenzo ci ha permesso di leggere migliaia di documenti. Con piacere vi presentiamo il frutto parziale della nostra ricerca dal titolo Epidemie nelle fonti d'archivio. Il primo documento appartiene all'archivio di Montetitti. È datato 8 settembre 1835 ed è indirizzato al molto illustre e molto reverendo signor Don Pietro Gasperoni, proabate di Montetitti, molto reverendo come fratello. Il morbo pestilenziale conosciuto sotto il nome di colera ha invaso ancora una parte della nostra Italia. In aggiunta alle provvide cure del governo, onde tenerlo lontano dalle nostre contrade, propongo due mezzi efficacissimi, la penitenza e la preghiera. Alla pratica dell'una e dell'altra con le parole e con l'esempio, i signori parrochi si studieranno di indurre i fedeli alle loro cure commesse, ed io esorto ognuno di loro a fare col popolo una qualche processione di penitenza e qualche divoto esercizio per più giorni continuati in onore di Maria Santissima o d'altro santo protettore speciale del luogo, e ordino a tutti i sacerdoti di recitare nella messa, quando la rubrica il permette, sino a nuova disposizione, la colletta provitanda mortalitate vel tempore pestilentie. Il secondo documento è datato 12 settembre 1855. È una lettera del priore di Sogliano, Antonio Marco Santi, all'arciprete della parrocchia di Montetitti. La deputazione sanitaria comunale, nell'intendimento di tutelare la pubblica salute nell'attuale circostanza di invasione del morbo colera, si è data premura di compilare alcune regole da osservarsi scrupolosamente da ognuno, onde evitare il dominante malore, ed altre da praticarsi nel caso che qualcuno ne restasse per disgrazia ammalato. Prego quindi la Signoria Vostra Reverendissima a compiacersi di volerle pubblicare dal sacro altare e di insinuarle nei dilei parrocchiani, con ogni mezzo di raccomandazione, spiegandone anche il tenore ed inculcandone personalmente l'esecuzione, ogni qualvolta ne avrà l'occasione e lo crederà opportuno. È indispensabile che ciascuno usi ogni pulizia nella persona, nel vestiario e nell'abitazione. Negli abitati è proibita la raccolta delle tamai e possibilmente i contadini li terranno lungi dalle loro case. Negli abitati è vietato di tenere bestiame, suino e pecorino. Si raccomanda l'uso dei cibi sani, cercando di cibarsi di vitto animale, usando il meno possibile del vitto vegetale, e soprattutto si raccomanda l'astinenza da qualunque sorta di frutta, ed in particolare dai cocomeri, meloni e cetriuoli.
e vi sono anche dei rimedi. Se insorgeranno crampi delle gambe e delle braccia e sentiranno raffreddare il corpo del paziente, si faranno solleciti di usare ogni mezzo atto a ritornargli il calore. Se ne otterrà l'effetto con l'avvolgere del continuo l'ammalato in panni di lana immensamente riscaldate al fuoco e facendo continue e forti fregagioni per tutto il corpo del paziente. Farà bene qualche sacchettino di cenere calda sullo stomaco e dei mattoni caldissimi ravvolti in panni applicati ai piedi e fra le ginocchia. Vi sono anche delle norme severe in caso di morte. Prego poi la Signoria vostra reverendissima, nel caso di morte di un qualche coloroso, che Dio non voglia, a non permettere di seppellire i cadaveri senza cassa e senza gettare sopra di essi del cloruro di calce impastata con acqua, e farà presente la necessità di praticare la disinfestazione delle cose tutte usate nella cura dell'infermo e specialmente del letto, terminata che sia la malattia, per guarigione o per morte. Vi è una fonte primaria per le nostre ricerche. Ci siamo imbattuti nella lettura di atti presenti nel Liber Mortuorum di Sogliano Rubicone e nel Libro dei Morti di Montecitfi, proprio datati 1855. Il 24 agosto 1855 morì Maria Antonia Mariani, moglie di Giovanni Rocchi, di anni 44. Dum hic est primus casus colere, il primo caso di colera a Sogliano al Rubicone. Vi è una annotazione molto interessante relativa alla sepoltura della Mariani Rocchi, e nel documento si legge che il corpo è stato trasportato e sepolto nel nuovo cimitero di Sogliano, posto sul monte delle Pericolanti. A Sogliano nel 1855 si desume da molti documenti l'esistenza di un ospedale, anche detto il lazaretto per i colerosi.